Guarda, che 60 milioni nel 2009, forse non avrei sbagliato, non fa memoria, però se scende un terzo, torna ai 20-25 milioni, ma che conto poi si può vedere. Quindi vuol dire che un'attività massiccia sul passato che è stata fatta deve essere completata, poi è chiaro che si arriverà a vedere, cioè gli accertamenti che sono stati fatti, io penso che la politica lo dobbiamo fare, insomma, no? Io mi fido dei miei uffici, penso come si fiderà lei, ci dobbiamo fidare tutti. Se proprio in tutto il fatto che eravamo un sperimentatore, abbiamo fatto un accertamento straordinario per esigibili e viene fuori che queste sono tutte somme liquide esigibili, io non mi pongo il dubbio di dire ma hanno fatto gli atti interruttivi, perché a me già hanno detto che ci stiamo. Cioè anche i revisori l'hanno fatto di questa attività che è stata fatta. I accertamenti sono cose che in questi ultimi 3-4 anni, proprio in virtù di questo passaggio epocale da una modalità di gestione con diciamo contabile del comune, la durata, vengono fatti continuamente. E allora è chiaro che poi avrà un momento, e poi magari anche nel 2011, noi abbiamo un bel avanzo dell'amministrazione, abbiamo fatto proprio in sede di accertamento una bella pulizia e qualche minuccino l'abbiamo dopo, sia dai residenti sia dai residenti. Quello era l'avanzo del 2003, diventò un disavanzo di 700 mila euro. Però è un'attività che di certo non sia. Quindi anche per rispetto non solo di chi ci sta dicendo, perché quello rispetto è qualcosa di fatto e poi le intenzioni personali c'erano rispetto agli altri, ma anche in un comportamento. Però penso anche che rispetto del partito che l'ha fatta anche eleggere, che l'ha appoggiato in questa campagna elettorale, penso che un'analisi un po' più attenta, che ha detto che può fare, vada fatta, nel senso che non è che ci sono stati qui questi sospetti di Marchetti o Festini, assolutamente no, prendendo altri tratti con altre condizioni politiche, una cosa pure dei nostri, però qui dentro non mi pare che si vada a vedere spesso soldi, quasi per si rende un ambito di politica socio-economica e socio-economica di questa amministrazione. E allora tornano i temi dell'esperimento Brandini, per esempio, scendersi. L'esperimento Brandini è vero che è un tema sempre discusso, ci costano troppo, ci costano troppo poco, li mettiamo a pagamento e abbiamo provato un regolamento con la gestione, insomma, il problema ci siamo posto, quello lo prendo come, come dire, seppur ripeto, io ho delle competenze, ma non sono abituato a dire io non mi devo occupare di quello. È una responsabilità della passata amministrazione che non aveva affrontato. Però il
2009, c'è un picco di 26 milioni nel 2010, poi siamo scesi di circa 24 milioni nel 2011 e nel 2012 e 23 milioni e mezzo nel 2013. E questo in termini assoluti vuol dire che ci sono quasi 2 milioni di euro di meno di spesa corrente, su 25 milioni vanno ridotti e c'è 2, 4, 6, 8%, 9%. Però dobbiamo anche considerare che in questi 5 anni i costi non sono rimasti invariati. In questi 5 anni i costi sono aumentati perché è aumentata l'IVA, almeno un paio di volte, penso sia aumento dal 20 al 21, dal 21 al 22, sono ricaduti in questi 5 anni e l'IVA per il comune è un costo. Mettete un 2% in più su tutte le spese, allora quel costo già può diventare, diciamo, un 9. Mettiamo che molti contratti di servizio del comune prevedono delle clausole di aggiornamento dei canoni e comunque dei corrispettivi. Sono legati all'Istat, 1-2%. Quindi questa riduzione della spesa corrente non è solo del milione di milioni, è molto di più. Perché è stata riassorbita anche tutto l'aumento del costo della vita, che comunque come tutte le famiglie, e più di tutte le famiglie, perché c'è tutta una rete di servizi che deve rendere, ha comunque subito. Quindi quando si dice risaniamo, ripeto, se c'è una ricetta scientifica, sindaco, sarò il primo a tagliare altro, ma riuscire ad intraprendere un percorso di questa natura in maniera seria, senza farci titoli sui giornali, lavorando sempre a stretto contatto con l'ufficio in maniera serissima, cercando di mediare anche nella maggioranza le informazioni corrette, ma anche cercando di confrontarsi anche sempre con l'opposizione su numeri concreti, su dati concreti, differenzia la democrazia dalla politica seria e dall'amministrazione seria. E allora io penso che si può dire che si prosegue, e noi vogliamo anche da parte dell'opposizione che si prosegua su questo percorso virtuoso che a nostro avviso è già stato assunto in passato. E ho fatto un elenco che non è esaustivo, potrei stare qui ora a parlare di singole situazioni, potrei stare qui a parlare anche del fatto che comunque abbiamo ridotto tanti costi storici del comune.